Brambilla, salve, benvenuto. Lei fa l'imprenditore, capisce qual è la forza degli sghei, come li chiamano da quelle parti, che dice? Follia. Dire no è follia. Dire capito, no, però pure dire sì, Venezia è fragile. Ma ci sarà, guarda, io adesso non voglio entrare nel merito tecnico della questione, però voi capite che l'attraversamento di queste mega navi con questi turisti che vengono da tutto il mondo per godersi anche il privilegio, stando su queste meravigliose navi, di attraversare un posto meraviglioso come quello, capite che è un fatto attrattivo eccezionale a livello mondiale, con le dovute precauzioni, facendogli pagare una barca di soldi, potendo con i soldi che devono pagare queste navi drenare la laguna. Fate quello che volete, ma non possiamo dirgli di no. Hai capito? Non possiamo bloccare sempre la crescita, lo sviluppo, l'economia, perché c'è un fatto, quasi dire, più estetico, credo, che non funzionale. Poi l'incidente l'altro giorno è una disgrazia, è sbagliato, qualcuno pagherà, c'è stato un errore, ma sono sicuro che c'è la possibilità di trovare un compromesso perché queste navi entrino, paghino una barca di soldi, lasciano che i turisti entrino in Venezia e lasciano una barca di soldi e non distruggano Venezia. Io sono sicuro che il buon senso, la soluzione la trova, basta non guardarlo in modo ideologico e non giocare al veneziano che fa il capriccioso perché non può gustarsi la sua città, quando la sua città è un attrattore fantastico che permette a Venezia di vivere il turismo come potrebbe vivere mezza Italia. Perché mezza Italia potrebbe vivere come vive Venezia, cioè di turismo, no? Allora, e quindi cerchiamo di trovare un attimo, facciamoci la punta al cervello. Chi lavora non è mai un parassita, chi lavora è sempre una persona degna che va rispettata, qualsiasi sia il mestiere che fa. Detto questo, infame dietro, ho sentito, e basta con questa demonizzazione del turismo che dà da mangiare a questa città, tranne a una piccola platea di persone che non si rendono conto che se prendono un vaporetto è grazie al fatto che i turisti glielo pagano. Detto questo, la posizione dell'Associazione Veneziana Albergatori, e poi francamente vado perché non mi va neanche la compagnia, lo dico con ghianda e chiarezza, resisti, nonostante abbia resisti, qui vicino un amico. Resisti, ha detto Brambilla, resisti. Stiamo qui a combattere. La nostra posizione come albergatori, che non abbiamo un ritorno diretto dalle crociere, noi non abbiamo un ritorno diretto alla crociere, sposiamo, sposiamo.